Ora voglio parlare degli automobilisti incivili. Sono un giorno stavo attraversando una strada, stavo su un attraversamento peronale, c'erano le strisce. Un'automobile mi ha quasi investito, il quasi è dovuto al fatto che io stavo abbastanza indietro e quindi l'automobile non ce l'ha fatta a investirmi. Io faccio l'applauso in senso ironico, intanto attraverso la strada. L'automobile fa retromarcia, l'automobilista abbassa il finestrino come se dovesse dirmi qualcosa. Io guardo l'automobilista più o meno in questo modo. Mo, che vuoi da me? Che io volevo dire un po' di cose, del tipo, hai visto le strisce? Sai cosa significano? Però vabbè, no, dopo un po' sono andato via senza niente, eppure l'automobilista andò via con la sua automobile. Non so che fine ha fatto quell'automobilista. Spero che sia rimasto paralizzato, così non darà problemi a nessuno. Per me ci vorrebbero tanti vigili sulle strade. Le strade italiane non sono sicure. A parte il problema delle buche di cui abitualmente parla l'Ambenedetto XVI, o almeno fino a poco tempo fa ne parlava, ci sono tanti altri problemi. Non voglio dire che il problema delle buche non è importante, è molto importante, sia chiaro, però ci sono pure altri problemi. Ci sono gli automobilisti incivili. Questo è un grosso problema. Dovrei dire tante cose, ma preferisco chiudere qua. Grazie per l'attenzione.